Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. Oggi vi parlo di questo autore, Mark Twain, che sicuramente conoscerete. È stato uno degli autori più importanti del XIX secolo, i più influenti, e mi sembrava giusto approfondire qualcosa della sua vita e delle sue opere, perché è considerato una delle maggiori celebrità statunitensi del suo tempo. Addirittura William Faulkner scrisse che fu il primo vero scrittore statunitense. E chiaramente voi capite che la sua vita ha influenzato le sue opere, come vedremo in seguito. È stato anche parecchio sfortunato, ha avuto molte disgrazie. Comunque cerchiamo di approfondire un po' la sua vita. Tra l'altro, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per le notifiche, invitate i vostri amici se il video vi è piaciuto. Mark Twain, dicevamo, è lo pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens. Nato in Florida nel 1835 e morto nel 1910. È stato uno scrittore, umorista, aforista, docente statunitense, autore di capolavori riconosciuti da tutti, che sicuramente conoscerete, del XIX secolo, come Le avventure di Tom Sawyer, Le avventure di Huckleberry Finn, entrate nell'immaginario collettivo e che hanno avuto diverse trasposizioni cinematografiche e televisive. Twain dovette lavorare fin da giovane in quanto orfano di padre, e cominciò la sua carriera come giornalista e poi come scrittore di racconti umoristici, finendo per divenire, dopo alcune travagliate vicende personali in età matura, come la morte di un fratello, della moglie, di due delle sue tre figlie adulte, di un caro amico, avvenute quasi tutte durante la difficile vecchiaia dello scrittore, un severo e irriverente cronista delle vanità, sferzante contro ogni ipocrisia e crudeltà umana, nonché critico delle religioni, con un fondo di pessimismo ironico e misantropia. A metà carriera con Huckleberry Finn combinò fine umorismo, solida narrativa e critica sociale a un livello senza rivali nel vasto ambiente della letteratura americana. Dati i trascorsi da pilota di battaglie a vapore sul Mississippi, fatto di cui era molto orgoglioso, si ritiene che lo pseudonimo che si attribuì, Mark Twain, derivi dal grido in uso nello slang della marineria fluviale degli Stati Uniti d'America per segnalare la profondità delle acque, by the Mark Twain, marca 2, cioè segna 2. Siccome era abitudine gridare sempre questa parola, Mark ha un doppio significato, marca e anche come nome proprio, per cui probabilmente l'ha usato per questo motivo. Utilizzò anche altri pseudonimi come Sir Louis de Conte, ad esempio per firmare la biografia di Giovanna d'Arco. Samuel Clemens, che è il suo vero nome, nacque in Florida e crebbe ad Hannibal nello stato del Missouri. I suoi genitori si erano conosciuti quando il padre si trasferì nel Missouri e si sposarono alcuni anni dopo nel 1823. Come vedremo, come ho detto prima, ha avuto una vita privata ricca di dispiaceri, purtroppo. Fu il sesto di sette figli, ma solo tre di loro superarono l'infanzia. Suo fratello Orion, Harry, morto in un'esplosione del battello con cui lavorava insieme a Mark Twain, e Pamela. Altri tre fratelli morirono in tenera età e poi c'era lui. Twain nacque 2 settimane dopo il massimo avvicinamento alla Terra della cometa di Halley, fatto che lui ricorderà spesso. Quando aveva 4 anni, la famiglia si trasferì ad Hannibal, una città portuale del Mississippi, che gli ispirerà la città immaginaria di St. Petersburg, di Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Il Missouri, scusate, era uno stato schiavista e il giovane Twain ebbe familiarità con l'istituzione della schiavitù, un tema che avrebbe poi esplorato nella sua scrittura. Il padre di Twain, John, esercitava come avvocato e giudice. Nel 1847, quando Twain aveva 11 anni, suo padre morì di polmonite. L'anno successivo egli divenne apprendista in una stamperia. Nel 1851 cominciò a lavorare come tipografo e collaboratore di articoli umoristici per l'Hannibal Journal, un giornale fondato da suo fratello Orion. A 18 anni lasciò l'Hannibal per lavorare a New York, Philadelphia, St. Louis e Cincinnati. In un viaggio verso New Orleans, lungo il Mississippi, conobbe Horace E. Bixby, pilota di battello, che fece crescere in Twain il desiderio di diventare pilota egli stesso, come Twain osservò in vita sul Mississippi. Il pilota superava il capitano di un battello a vapore in prestigio e autorità ed era una professione gratificante, con ottimi salari.
Twain si esercitò e studiò per più di 2 anni prima di poter avere la licenza nel 1859. Da questa occupazione, come dicevo prima, trasse appunto il suo pseudonimo, che nel gergo fluviale segnava la profondità del fiume. Samuel convinse anche suo fratello minore Henry a lavorare con lui, che però morì poco dopo a causa di un incidente, un'esplosione della caldaia del battello. Twain affermò di aver sognato la morte del fratello un mese prima, e questo lo portò a interessarsi di parapsicologia. Tuttavia, non smise mai di ritenersi responsabile della sua morte per il resto della sua vita. Continuò a lavorare sul fiume fino alla guerra civile statunitense, quando il traffico fluviale si ridusse. Portato dal suo stesso precedente mestiere di giornalista ad alimentare l'interesse per la letteratura, cominciò a scrivere alcune novelle che vennero pubblicate dai giornali presso i quali era stato impiegato. La vita che gli condusse però dal 1857 al 1861 sul Mississippi sarebbe però diventata tema ricorrente delle sue opere. Nel 1861, pur essendo avverso allo schiavismo, si arruolò in un battaglione di confederati, ma poco dopo disertò e abbandonò i volontari sudisti. Nel 1863, ritornato al lavoro di giornalista, incontrò l'umorista Artemus Ward, che lo incoraggiò a scrivere. Il suo primo libro fu una raccolta di novelle intitolata Il Ranocchio Saltatore del 1865. Tra il 1863 e il 1865, dopo la fine della guerra civile statunitense, avvenne la sua vera e propria formazione. Viaggiò in tutto il paese, intraprese diversi lavori e conobbe la gente, i costumi e i modi di parlare che si riflettono nei personaggi dei suoi, nel linguaggio dei suoi romanzi, dei personaggi dei suoi romanzi. Dopo essersi trasferito in California nel 1865, Twain divenne un cercatore d'oro, un minatore, per poi darsi definitivamente alla carriera di giornalista freelance e reporter, e ovviamente quella di scrittore. Intorno al 1866-67 visitò le Hawaii e poi varcò l'Oceano Atlantico, visitando molti paesi, tra cui Francia, Italia e Palestina. Critica un certo culto dell'antico continente, ma anche la rovina di Pompei e lo stato di abbandono e degrado dei fori imperiali di Roma e quello di Venezia, la decadenza in generale, la Chiesa cattolica, la superstizione popolare cattolica osservata soprattutto a Napoli, mentre è particolarmente colpito dal Duomo di Milano, elogia il fascino del Lago di Como, del Vesuvio, del centro storico di Genova e rimane affascinato dall'operosità e dalla vita della borghesia. A Firenze si interessa poco dei dipinti e rimpiange di non avere una cultura artistica, criticando il fatto che negli Stati Uniti d'America non viene insegnata, purtroppo. Tornerà in Italia nel 1893 e nel 1903, ma quest'ultima volta si fermerà per un periodo di un anno a Firenze per goderne il clima con la moglie, la cui salute malferma la porterà alla morte nella città toscana, e si dedicherà allo studio della lingua italiana dal vivo. In Palestina, che faceva ancora parte dell'Impero Ottomano, rimase colpito spiacevolmente dalla desertificazione e dall'assenza di qualunque città, a parte Gerusalemme. Tornato negli Stati Uniti nel 1868, dopo il successo dei suoi primi lavori, sposò Olivia Landon nel 1870 e si trasferì a Ashford, nel Connecticut. Durante questo periodo egli tenne spesso conferenze e lezioni in università statunitensi e britanniche. Il successo letterario e l'attività intellettuale, il contributo più grande di Twain alla letteratura americana è spesso considerato il romanzo picaresco, Le avventure di Huckleberry Finn del 1884, seguito dalle avventure di Tom Sawyer, un libro per ragazzi. Ernest Hemingway in questa occasione disse: "Tutta la letteratura moderna statunitense viene da un libro di Mark Twain, Huckleberry Finn. Tutti gli scritti americani derivano da quello, non c'era niente prima, non c'è stato niente di così buono in precedenza." Pensate, l'ha detto Ernest Hemingway, o non uno qualsiasi. Scusate. Altrettanto famosi sono il fantastorico Il principe e il povero, un americano alla corte di Re Artù, un esempio di fantascienza umoristica.
e il realista e autobiografico Vita sul Mississippi. Non vi parlo qui di tutte le opere di Mark Twain perché sono veramente infinite e citiamo solo quelle più famose, le più importanti. Twain fu maestro nel tradurre la conversazione colloquiale, nel creare e diffondere una letteratura specificatamente americana, costruendo tematiche e linguaggi espressivi americani. Twain fu celebre anche per i suoi aforismi, sicuramente ne avrete sentito qualcuno. Ha subito anche non poche censure. In anni successivi alla sua morte, fino a epoche contemporanee, ci furono tentativi di mettere all'indice Huckleberry Finn da varie biblioteche a causa dell'uso di termini di uso popolare razzisti che offendevano alcuni e considerate politicamente scorrette. In realtà Twain era assolutamente contro il nazismo, per tutta la sua vita è stato contrario al colonialismo e all'imperialismo della maggioranza dei suoi contemporanei. Solo un'analisi superficiale del suo lavoro potrebbe portare a sospettarlo di razzismo, per quella che è in effetti nient'altro che una precisa descrizione del linguaggio di uso comune degli Stati Uniti d'America nel XIX secolo, quindi si usavano altri termini per definire la gente di colore, eccetera, ma non erano opera sua, lui ha solo riportato quello che era il linguaggio comune. Twain stesso avrebbe probabilmente sorriso di queste accuse. Nel 1885, quando una biblioteca escluse il suo libro, egli scrisse al suo editore: "Hanno espulso Huck dalla sua biblioteca come spazzatura buona per la periferia. Questo ci farà vendere 25.000 copie." Molti dei lavori di Mark Twain sono stati soppressi ai suoi tempi e videro l'uscita solo molti anni dopo. Twain, durante la guerra ispano-americana, scrisse anche un articolo contro la guerra intitolato The War Prayer, Pregare in tempo di guerra. Questo fu inviato alla rivista Harper's Bazaar per la pubblicazione, ma venne rifiutato perché non adatto a una rivista femminile. 8 giorni più tardi, Twain scrisse al suo amico Dan Beard, il quale aveva già letto l'articolo: "Non penso che verrà pubblicato finché vivrò, solo ai morti è permesso dire la verità." A causa di un contratto di esclusività che lo legava alla casa editrice Harper & Brothers, Mark Twain non poté pubblicare con altri editori e così rimase inedito fino al 1923. Twain era anche affascinato dalla scienza e dal metodo scientifico, infatti ebbe una stretta e lunga amicizia con il fisico serbo Nikola Tesla, autore di molte invenzioni e idee innovative. Essi passarono molto del loro tempo assieme nei laboratori di Tesla, come pure in altri luoghi. Un americano alla corte di Re Artù è una delle opere che risentono di questo influsso. Racconta infatti la storia di un contemporaneo di Twain che viaggia nel tempo e utilizza la sua conoscenza della scienza per introdurre la tecnologia moderna ai tempi di Re Artù. Per quanto riguarda le sue posizioni religiose, Twain dichiarò: "Io non ho pregiudizi di razza, di casta o di religione. Tutto quello che mi importa sapere di un uomo è che sia un essere umano. Questo mi basta, non potrebbe essere niente di peggio." Alla fine della sua vita, la famiglia di Twain distrusse alcuni dei suoi lavori, specialmente quelli riverenti verso le religioni, per esempio alcuni manoscritti di Lettere dalla Terra, che non vennero pubblicati fino al 1962, oppure l'antireligioso The Mysterious Strangers, lo straniero misterioso, pubblicato nel 1916. Twain era fortemente scettico e anticlericale, sebbene fa di famiglia calvinista presbiteriana, discendente da puritani. La figlia avrebbe in seguito aderito al cristianesimo scientista. Secondo sua figlia Clara Clemens, l'unica che gli è sopravvissuta, ricordiamo, il padre credeva che esistesse qualcosa dopo la vita, per molto tempo durante la sua esistenza, anche se alcune volte si espresse affermando il contrario. Fatto sta che quando parlava di Dio si esprimeva sempre con un profondo sarcasmo, ironizzando e deridendo le concezioni bibliche e utilizzandone i personaggi per i propri ragionamenti. Lo scrittore era inoltre massone, iniziato come apprendista il 22 maggio del 1861 nella loggia Stella Polare di St. Louis a 26 anni,
Successivamente venne promosso libero muratore il 12 giugno e infine maestro il 10 luglio. Provava però simpatia per alcune figure religiose come Giovanna d'Arco, della quale scrisse la biografia. Da sempre tendente all'irregolarità, spesso accostato al deismo a causa di dolorose vicende familiari, personali e di quelle umane mondiali, secondo molti critici negli ultimi anni di vita era praticamente ateo. Si potrebbe credere che questo stesso Dio senza scrupoli, questo minorato morale, fu nominato insegnante di bontà, dei costumi, della clemenza, della legalità, della purezza? Sembra impossibile e folle. Queste sono le sue dichiarazioni, quello che pensava di Dio. Alle sue sfortune finanziarie contribuì non poco l'ostracismo subito per le sue critiche all'imperialismo statunitense. Era un membro attivo della Lega costituitasi nel 1898, di cui fecero parte personalità come Henry James, Ambrose Bierce, il filosofo John Dewey e il poeta Edgar Lee Master. Per le sue posizioni antiimperialiste, Tuwei subì una vera e propria emarginazione negli ultimi anni di vita, tanto che molti dei suoi scritti politici rimasero del tutto ignorati e non furono pubblicati che dopo la sua morte, se non molti anni dopo. Twain, che in gioventù era stato un patriota fervente, arrivò a commentare: "Scoperta dell'America, certo, è stato bellissimo scoprirla, ma perderla sarebbe stato ancora più bello." Aveva cambiato idea, come potete vedere, amici. Sebbene in una lettera del 1861 avesse preso una posizione possibilista sulla liceità della pena di morte, già nel 1868 aveva scritto il resoconto dell'impiccagione di un assassino e di un rapinatore, il turbamento che aveva destato in lui quello spettacolo, cosa che negli anni successivi lo fece diventare un convinto abolizionista, così come era stato contro lo schiavismo. Fu sempre un sostenitore dei diritti dei neri e un oppositore instancabile del razzismo di ogni sua forma, anche se in gioventù non aveva una buona opinione dei nativi americani. Sebbene non si dichiarasse esplicitamente socialista, supportò il movimento laburista, oltre che i diritti delle donne e delle minoranze. Queste posizioni vengono citate poco anche nei corsi di letteratura moderni, preferendo concentrarsi sul Twain meno rivoluzionario, ma lui lo era. Parlando di un incontro sindacale, affermò: "Chi sono gli oppressori? I pochi, il re, il capitalista e una manciata di altri sorveglianti e sovrintendenti. Chi sono gli oppressi? La maggior parte, le nazioni della terra, personaggi degni di nota, i lavoratori, quelli che producono il pane che l'innativo dalle mani morbide mangia." Si oppose alla vivisezione per motivi di principio morale, sostenendo i diritti degli animali. La sua obiezione non era su una base scientifica, ma piuttosto un problema etico, come egli affermò. Citava in particolare il dolore causato all'animale come fondamento della sua opposizione. "Non mi interessa sapere se la vivisezione produce risultati che sono redditizi per la razza umana o no. Il dolore che si infligge agli animali non consenzienti è la base della mia ostilità verso di essa. Per me è sufficiente giustificazione di inimicizia, senza guardare oltre." Come vi dicevo già prima, la vita privata di Twain fu tribolata e piuttosto difficile. La malattia precoce, la morte del figlio, la morte di due figli su tre, anch'essi sofferenti di grave malattia, sebbene fosse piuttosto frequente all'epoca. Ricordiamo che anche tre fratelli di Mark non raggiunsero l'età adulta, contribuirono all'aggravarsi del pessimismo innato di Twain, dovuto anche alla difficile gioventù, alla sua realtà di orfano, eccetera. Lo ribadisco perché sono importanti per capire alcuni aspetti delle sue opere. Twain sposò nel 1870 Olivia Landon, detta Livy, morta nel 1904 a Firenze, come ho già detto, da cui ebbe quattro figli, un maschio, morto piccolo anche lui, e tre femmine. Twain ebbe anche una controversa relazione con la sua segretaria, che aveva 28 anni meno di lui, la quale, dopo la morte della moglie, tentò di sposarlo e relegare Clara, la figlia dello scrittore, in una casa di cure. Alla fine lei e l'uomo che avevano sposato tentarono di truffare lo scrittore, che la licenziò nel 1909.
Allora, gli ultimi anni dello scrittore. La stella di Twain cominciò a declinare negli anni successivi, nel 1890, e alla fine della sua vita egli fu un uomo profondamente depresso e pessimista e disilluso, sebbene il suo intelletto fosse ancora molto vivace. Contribuirono al peggioramento del suo stato le morte di tre dei suoi quattro figli, unite al decesso della moglie. Vi sopravvisse solo la figlia Clara, come dicevo prima, che intraprese la professione di cantante contralto. Ebbe inoltre sfortuna negli affari, la sua casa editrice andò in bancarotta e la spesa per una macchina tipografica, la cui costruzione oltretutto rimase incompleta, gli fece spendere inutilmente decine di migliaia di dollari. Perse poi a causa di plagi i diritti d'autore su molte opere con cui aveva fatto pubblicare abbastanza in un tempo. Twain collaborò anche alla stesura dell'autobiografia dell'ex presidente degli Stati Uniti, Ulysses Grant. Vestito da soldato nordista insieme a un gruppo di uomini in divisa di sudisti e nordisti, andò anche a vendere a porta a porta questo libro per raccogliere fondi a favore della vedova e della sua famiglia. Sebbene Twain avesse avuto notevoli guadagni attraverso la sua attività di scrittore, questi dissesti gli causarono la perdita di gran parte di essi, ma anche una parte consistente dell'eredità di sua moglie. Twain aveva accettato un'offerta intraprendendo un giro di conferenze intorno al mondo durato più di un anno, già nel luglio 1895 per pagare i suoi creditori, anche se non aveva più alcun obbligo giuridico di farlo. Perché il suo amico, il ricco industriale Harry Rogers, aveva ripianato tutti i suoi debiti. Il tour sarebbe stato un lungo, faticoso cammino e lui era malato spesso a causa del clima. L'itinerario lo portò alle Hawaii, Fiji, Australia, Nuova Zelanda, Sri Lanka, India, Mauritius, Sudafrica e Inghilterra. I 3 mesi di Twain in India furono il fulcro di un capitolo di Seguendo l'Equatore. Nel 1900 fu ospite di un editore nel Regno Unito, poi tornò negli Stati Uniti dopo aver guadagnato abbastanza per ripianare i suoi debiti. Twain era spesso richiesto come oratore in alcuni dibattiti o a tenere discorsi spesso umoristici, simile a quella che sarebbe diventata la stand-up comedy in seguito. Parlò in molti importanti club del mondo, come il Savage Club di Londra, dove fu eletto membro onorario. Quando seppe che solo tre uomini erano stati così onorati, tra cui il principe di Galles, commentò: "Beh, questo farà sentire molto bene il principe." Spiritoso. Nel 1897 Twain intervenne al Concordia Press Club a Vienna come ospite speciale. Nel 1897 conobbe anche il compositore Johann Strauss Jr. e venne nominato membro onorario anche di altre università, luoghi dove, associazioni dove aveva tenuto conferenze, eccetera, di vario tipo. Ha girato tutto il mondo, insomma. Nel 1893 era stato presentato al famoso industriale Henry Rogers, uno dei maggiori azionisti della Standard Oil. Rogers riorganizzò e riassestò le finanze disastrate di Twain e i due divennero amici per il resto della vita, giocatori di poker e compagni di bevute. La famiglia di Rogers sostituì in parte quella che Twain aveva perso. In quel periodo Twain prese anche l'abitudine di vestirsi sempre di bianco, come si vede nelle foto scattate negli ultimi tempi della sua vita, era sempre vestito di bianco. Inoltre, non avendo nipoti, istituì nel 1906 un club per giovani ragazze tra i 10 e i 16 anni, dove insegnava lui stesso, oltre a organizzare giochi, assistere a spettacoli teatrali e per esse divenne una specie di nonno adottivo. Tra le giovani c'era anche Dorothy Quick, futura scrittrice di romanzi fantasy, thriller e horror, che conobbe Twain all'età di 11 anni nel 1907 e rimase sua amica per tutta la vita dello scrittore.
Twain, dopo questo breve periodo, era già gravemente malato e nell'aprile del 1909 tornò con Rogers a Norfolk, dove fu ospite e oratore di una serata dedicata alle celebrazioni per il completamento della Virginia Railway, la ferrovia della Virginia. Da lui descritta come la meraviglia dell'ingegneria già ai tempi delle montagne al mare, un suo libro. La costruzione della nuova ferrovia era stata completamente finanziata dallo stesso Rogers. Rogers morì improvvisamente a New York meno di 2 mesi dopo, nel 1909, lo stesso anno in cui Twain perse la figlia Jean e l'altra figlia si sposò. La reazione dolorosa dello scrittore alla morte dell'amico è stata largamente descritta. Egli fu uno dei portatori del drapo funebre. Quando declinò l'invito ad accompagnare la salma nel trasporto in treno da New York a Fairhaven per la sepoltura, disse che non avrebbe potuto fare un viaggio così lungo che conosceva bene e nel quale avrebbe dovuto partecipare alla conversazione. Era molto a terra per la morte dell'amico. Nella corrispondenza in seguito pubblicata tra Twain e Rogers c'è la prova che la loro intima amicizia negli ultimi anni fu benefica per entrambi. Nonostante il dissesto finanziario subito e una certa misantropia, Twain continuò la sua attività filantropica nei confronti di persone e strati sociali deboli. Dopo la morte di Rogers venne alla luce che il ricchissimo imprenditore aveva finanziato la fondazione di piccole scuole rurali e istituzioni di educazione superiore nel sud degli Stati Uniti per il miglioramento della condizione sociale e l'educazione dei neri. Probabilmente sempre su spinta di Twain. Twain e Rogers aiutarono anche le vittime del terremoto di San Francisco del 1906. Ecco una curiosità adesso, Mark Twain morì meno di un anno dopo, nel 1909, aveva scritto: "Sono arrivato con la cometa di Halley nel 1835, tornerà l'anno prossimo e io me ne andrò con lei." E infatti è stato così. Così avvenne il 21 aprile del 1910, il giorno successivo al passaggio della cometa. Sarà stroncato da un infarto all'età di 74 anni. Twain e molti membri della sua famiglia sono sepolti tuttora in una collina boscosa del Mira, nello stato di New York. La sepoltura si trova per volontà della figlia a 12 piedi di profondità, 3,7 metri, cioè due tese, da cui appunto aveva preso soprannome Mark Twain. Un'altra curiosità sulla sua vita. Twain utilizzò vari pseudonimi prima di adottare definitivamente quello di Mark Twain. Fino al 1863 firmava i suoi abbozzi umoristici e fantastici con il nome di Josh. Si servì il nome di Thomas Jefferson Snodgrass per alcune lettere umoristiche. Sir Louis de Conte fu usato per la biografia di Giovanna d'Arco e basta, solo per questo libro. Twain iniziò a utilizzare il suo pseudonimo principale, come abbiamo già spiegato prima, dopo aver lavorato a bordo dei battelli che navigavano sul Mississippi. Il termine Mark fa riferimento alla misurazione della profondità delle acque, ma è ambivalente essendo anche un nome proprio, mentre Twain è la forma arcaica, Old English, di two, cioè due. Quindi il barcaiolo gridava Mark Twain, o meglio, by the Mark Twain, che significa dal segno la profondità, dal segno della profondità, e due tese, ovvero l'acqua è profonda 12 metri, quindi si può passare sicuro. Da qui deriva il suo nome. La casa di Twain a Hartford è un museo dedicato a lui e National History Landmark, cioè luogo di interesse storico nazionale, tradotto in italiano. Twain visse l'ultima parte del XIX secolo a Elmira, nello stato di New York, dove conobbe la moglie e aveva molti ricordi. Un piccolo studio ottagonale regalato agli tempi in cui viveva la fattoria Querry, vicino a Elmira, e nel quale scrisse parti di molti suoi lavori, si trova adesso nel college di Elmira. La città di Hannibal vanta come attrazione la casa della fanciullezza di Twain e le cave che in seguito esplorerà Tom Sawyer nelle sue avventure.
Nel parco di Disneyland un battello a vapore è stato battezzato Mark Twain. Nel 2010, in occasione del centesimo anniversario della sua morte, la Montblanc gli ha dedicato un'edizione limitata di penne. Negli Stati Uniti la figura dello scrittore rimase così popolare che numerosi attori sono specializzati nell'interpretarlo come sosia nelle più varie manifestazioni pubbliche. Persino Albino Luciani, il futuro Papa Giovanni Paolo I, nel suo libro Illustrissimi, dedica una lettera a Twain, riflettendo sull'essenza della persona, a partire dalla citazione dello famoso scrittore statunitense, dove disse: «L'uomo è più complesso di quel che pare. Ogni uomo adulto riserra in sé non uno, ma tre uomini diversi. Prendete un Sor Giovanni qualunque. In esso c'è il Giovanni I, cioè l'uomo che egli crede di essere. Giovanni II, quello che di lui pensano gli altri, e finalmente Giovanni III, cioè ciò che egli è in realtà». Abbastanza pirandelliana come considerazione. Samuel Langhorne Clemens, che è il vero nome di Mark Twain, ricordiamo, è uno dei principali protagonisti del ciclo del mondo del fiume di Philip Joseph Farmer, una serie di romanzi di fantascienza in cui si immagina che l'umanità risorga su un altro pianeta. E in particolare Clemens è il protagonista del secondo volume del ciclo Alle sorgenti del fiume. Sue espressioni sono diventate di uso comune, come ad esempio la sua opinione sulle statistiche, le bugie, le sfacciate bugie e le statistiche, o aforismi come «Scelgo il paradiso per il clima e l'inferno per la compagnia». Non dimentichiamo che Mark Twain compare in un episodio doppio della serie TV di fantascienza Star Trek Next Generation, dal titolo Un mistero dal passato, Time's Arrow del 1992, ambientato all'epoca dello scrittore. Viene rappresentato come un anziano impiccione che inizialmente scambia i componenti dell'Enterprise per una minaccia per il genere umano, ma che poi aiuta nel completare la missione. Trasferito nel XXIV secolo, ha modo di visitare l'Enterprise e conoscere tutti i progressi fatti dall'umanità nel corso di 5 secoli. Inoltre è uno dei protagonisti del romanzo fantastico Londra tra le fiamme, Flaming London del 2006, dello scrittore statunitense Joe R. Lansdale. Bene, per oggi abbiamo finito, è stata un po' lunga, spero che mi avrete seguito fino alla fine e che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, invitate i vostri amici e alla prossima per altre biografie. A presto, ciao!